dispiace che non abbia potuto partecipare Fassina a questo incontro. Comunque a lui, come già diceva adesso Daniela, rivolgiamo un saluto caloroso e speriamo che questa iniziativa di mettere fuori la lista, la sua lista, venga efficacemente contrastata e si possa fare una campagna elettorale nella quale sia presente l'unica lista di sinistra nel panorama così molto vasto e variegato e confuso di queste elezioni romane. Io, prima di soffermarmi su qualche aspetto della discussione, volevo ringraziare tutti coloro che sono qui presenti, voi che siete venuti, i relatori e anche alcuni compagni e compagne che mi hanno mandato dei messaggi dicendo che non hanno potuto partecipare per varie ragioni. Innanzitutto la compagna di vita, la moglie di Ugo Vedere, Germano Manni, poi il pittureno Calabria, che tra l'altro è l'autore di quella immagine che noi abbiamo messo nell'invito nella locandina, che è stato sempre, diciamo, combattente per i diritti sociali e per l'affermazione dei principi di libertà e di democrazia. E poi volevo anche dire che altri due compagni mi hanno mandato un messaggio, Antonio Rubbi, che non è romano, non ha partecipato alle Giunte Rosse. Ma tu ci sostieni questo messaggio. Dicevo, Antonio Rubbi, che non è romano, ma diciamo ci teneva a partecipare, ci siamo conosciuti tanti anni fa quando lui era responsabile degli esteri del Partito Comunista Italiano. E poi Sandro Morelli, che per molti anni dopo di me è stato segretario della Federazione di Roma, ha mandato un messaggio in cui si scusa per non aver potuto partecipare e ci raccomanda a noi, a se stesso e più in generale, di approfondire questo discorso su quella fase storica e di non nascondere le ragioni che poi hanno portato alla sconfitta della sinistra. Io ringrazio, diciamo, i presenti anche costoro che ci hanno mandato i messaggi, e vorrei dire che vorrei motivare un momento la ragione per la quale io ho scritto questo libro, o meglio ho raccolto una serie di scritti, di documenti, come diceva Daniela Preziosa all'inizio, che vanno lungo un arco di tempo piuttosto lungo. Anzi, mi dimenticavo di ringraziare Dario Cimarra, che è l'editore di questo libro, che ha fatto, diciamo, i salti mortali per poterlo pubblicare in un tempo in qualche modo utile per la discussione in questa fase politica preelettorale. Ecco, la motivazione perché io ho voluto raccogliere questi scritti, perché riappropriarci di una storia e di una memoria che sostanzialmente è stata cancellata nel dibattito politico, nella ricerca culturale degli ultimi anni. Ma io, la ragione principale consiste in questo, perché a mio giudizio quell'esperienza dimostra che il declino di Roma, che al momento attuale sembra, diciamo, un declino inarrestabile, e lo sfregio che di Roma si sta facendo non sono appunto processi inevitabili, ma
quelle giunte che nacquero dopo il sacco di Roma, non quello diciamo del 1500, ma quello dei sindaci democristiani, dimostrano che a determinate condizioni si può invertire la rotta, si può costruire una città diversa a misura delle donne e degli uomini che la abitano. Riappropriarci di quella storia, perché a mio giudizio ciò che oggi avviene è l'evento più macroscopico, diciamo così, del malgoverno, del malcostume, della criminalità, cioè la storia di mafia capitale, non è, diciamo, un prodotto dell'attualità. Mi sembra che lo ricordassi anche tu prima, Alberto, è l'effetto di un lungo processo, di una crisi lunga che attraversa questa città, sia come grandi metropoli europee. Dobbiamo sempre ricordarci che Roma è la quarta metropoli europea, è di gran lunga la città più popolosa e più vasta tra le città italiane. Nel territorio di Roma si possono insediare Milano, Torino, Firenze, Bologna, cioè le principali città italiane. Quindi i problemi, diciamo, del governo di questa città in quanto metropoli è un problema di grande rilievo e di grande complessità. Quindi crisi di Roma in quanto metropoli, ma crisi di Roma anche in quanto capitale dello Stato unitario. Si assommano questi due fenomeni e il risultato è il declino che oggi noi vediamo senza bisogno di analisi particolari. Ora, a me sembra che il recupero di quella storia, della storia delle giunte rosse, senza nascondere i limiti, le difficoltà e poi la crisi che le ha caratterizzate, dimostra quella storia due cose molto importanti. E cioè che per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, nella capitale d'Italia, prevale il punto di vista nel governo della città, il punto di vista delle classi subalterne, non quello della rendita immobiliare e finanziaria. E questo è un punto da tenere ben presente, anche oggi, perché quando si fanno le analisi di Roma, spesso si perde di vista che la prima cosa che bisogna analizzare in una città che è innanzitutto una comunità di donne e di uomini, bisogna analizzare i rapporti sociali, i rapporti tra le classi, tra gli individui, gli interessi che si contrastano, che si scontrano. Ecco, un primo dato molto importante a mio giudizio è che quella parentesi che è durata circa 10 anni ha portato per la prima volta nella storia di questa città al governo la rappresentanza delle classi subalterne, cioè non di coloro che sono portatori degli interessi della speculazione immobiliare, finanziaria e edilizia. E per la prima volta anche, e questo è il secondo aspetto su cui vorrei attirare la vostra attenzione, per la prima volta per l'iniziativa del PC e poi anche delle altre forze di sinistra viene posto il problema di come debba essere conformata e quale ruolo debba assumere la capitale dello Stato. Perché nella storia d'Italia noi abbiamo assistito a questo fenomeno abbastanza paradossale, che le classi dirigenti, cioè la grande borghesia del nord, per effetto anche del compromesso che noi conosciamo con gli agrari, i presidenti del sud, trasferiscono la capitale a Roma, perché come diceva Cavour non si può fare l'unità d'Italia se non si porta la capitale a Roma,
trasferita alla capitale, qui le classi dirigenti, come diceva Arcani, che era un piemontese colto che conosceva benissimo la storia del paese e di Roma, le classi dirigenti, lui è, poneva tra virgolette queste due parole, no? Hanno assolutamente abbandonato Roma al proprio destino, anzi hanno usato Roma, come diceva, come disse Arcani in un libro importante che io cito, hanno usato Roma come, non come una risorsa da valorizzare, ma come una preda da scorpare. E infatti, se si analizzano i dati economici, qui non abbiamo tempo, ma si può dimostrare con molta concretezza che nel rapporto dare-avere tra Stato centrale e capitale dello Stato, diciamo, ciò che Roma dà in termini di tasse, in termini di servizi allo Stato, è molto di più di quanto lo Stato dà a Roma. Ci sono dei dati che io riporto, ma non mi voglio qui annoiare, che dimostrano come i trasferimenti dello Stato a Roma rispetto alle principali città, cioè Milano e anche Napoli o Firenze, sono molto inferiori, e c'è questa stranezza assoluta per cui si pretende di tenere in piedi una capitale senza fare degli interventi nella capitale, in cui appunto insistono gli apparati pubblici che dovrebbero essere al servizio della nazione. Quindi io, raccogliendo questi scritti, ho voluto mettere in evidenza che quei 10 anni hanno rappresentato una discontinuità di portata storica, a mio parere, nella storia di Roma. Non vorrei esagerare, non mi piace la retorica, ma effettivamente rispetto al panorama delle classi dirigenti, di come si sono comportate nei confronti della capitale e dei cosiddetti palazzinari speculatori romani, quei 10 anni sono stati una rottura che aveva una valenza storica. E sui problemi della metropoli io vorrei riportare un giudizio di Pedro Feli che secondo me è estremamente calzante e anche di grande attualità. Nel discorso di insediamento, dopo che si divise a Ganna, di cui fu eletto sindaco, Pedroselli disse: di fronte alla crisi del paese e alla crisi delle grandi aree metropolitane, la città è una sola. Solo se i mali di Roma saranno affrontati e solo se la parte più oppressa della società, dai poveri e dagli emarginati agli anziani, dalle borgate ai detti della periferia, avranno un peso nuovo su tutta la città, essa potrà essere rinnovata e risanata. Solo se sarà più giusta e più umana, potrà essere ordinata, potrà essere una città capace di custodire il suo passato e di preparare il futuro. A me queste parole sembrano molto significative dell'impostazione diffondata a quel tempo. E l'aggiunta Pedroselli e poi anche l'aggiunta Vedere, prima quella di Arcani, seguirono questa strada, questo percorso. La città vista come una comunità in cui non si può spaccare l'assetto urbano tra il centro e la periferia, e in cui se tu non sollevi la parte della città che subisce lo sfruttamento, che subisce, oggi potremmo dire, le conseguenze della crisi economica, se non porti questa parte della città a essere protagonista, tu non puoi
svolgere una funzione, la città non può svolgere una funzione generale e tende a decadere, a involvere e a arretrare. Sono tutti fenomeni che oggi noi vediamo, certo in un'epoca storica completamente diversa, ma quando io pensai che forse sarebbe stato di una qualche utilità riprendere questo discorso, avevo in mente alcune parole di Enrico Berlinguer, il quale in una circostanza polemica nei confronti di chi lo criticava sosteneva che, diceva che non ci può essere nessun rinnovamento, non ci può essere nessuna ricerca e affermazione del nuovo se cominci con negare te stesso, la tua storia e la tua presenza nella società. E il punto è questo. Nel momento in cui siamo arrivati oggi a una fase di crisi molto acuta, che qui è stata ripresa, diciamo con efficacia secondo me, dal segretario della CGIL, si tratta di fare una scelta. O tu continui come è avvenuto con il rovesciamento e con la crisi delle giunte di sinistra, che non sono quelle di Veltroni e di Rutelli, ma appunto quelle di cui stiamo parlando oggi. Se tu appunto continui sulla linea della prevalenza della rendita fondiaria, della rendita immobiliare, della speculazione edilizia come punto di riferimento per il governo della città, allora sicuramente diciamo per questa città non ci sarà, per questa metropoli non ci sarà una prospettiva di rinnovamento e di cambiamento. Se invece metti al centro altri interessi, allora è possibile che le cose cambino. Cioè qui si tratta di fare innanzitutto una scelta di campo. O stai dalla parte della speculazione, degli interessi dominanti, come è avvenuto dopo la rottura delle giunte di sinistra, oppure cerchi di aprire un orizzonte nuovo nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori del nostro tempo, di coloro che soffrono della crisi, di coloro che in questa città vivono male perché hanno bassi salari, perché i servizi non funzionano, perché c'è un malcostume dilagante, perché stiamo tornando a una privatizzazione di servizi essenziali come la sanità, come i servizi per gli anziani, per i bambini, le mense scolastiche, tutto quello che le giunte di sinistra dell'epoca avevano fortemente spinto. Io ricordo che noi alla regione abbiamo costruito la sanità pubblica, che non c'era nel Lazio, perché c'erano i privati e gli ospedali del Vaticano. Adesso stiamo ritornando, si sta rovesciando quello che fu conquistato allora. È una regressione storica questa, ma fatta in una forma, diciamo, moderna, che crea degli enormi problemi proprio dal punto di vista politico, perché oggi è molto più difficile nella città distinguere quali sono gli interessi dominanti, quali sono le forze che si possono aggregare e per costruire una prospettiva nuova. Io penso appunto che da quella esperienza si può prendere questo punto di riferimento essenziale. Non so se si trattasse di socialdemocrazia, la socialdemocrazia italiana, diciamo. No, in generale, perché l'Europa è europea. Sì,
Purtroppo noi abbiamo assistito a una incomissione della stessa socialdemocrazia europea, per cui oggi ci troviamo nelle condizioni che, per esempio, sui grandi temi dell'immigrazione, i socialdemocratici tedeschi hanno delle posizioni persino più arretrate di quelle della Merkel. Per questo, diciamo, le formule contano poco, quello che conta è da che parte stai. E noi oggi dobbiamo fare a sinistra una scelta molto precisa. Dobbiamo ricollocare al centro dell'attenzione della città i problemi reali delle persone che vivono, che abitano in questa città. Ma fare questo senza una visione complessiva, senza un'idea della città, senza una prospettiva generale, non porta dei risultati. Può portare a qualche piccolo avanzamento, a qualche piccola conquista che verrà rimangiata se non cambiano i rapporti di forza e se non avanza una prospettiva nuova. Ora io, per farla breve, non voglio abusare della vostra cortesia e del vostro tempo, ma vorrei ricordare che nelle proposte che noi avanzavamo negli anni, in quegli anni lì, alla Camera con la mozione di Berlinguer, in altre circostanze, in convegni, eccetera, proponevamo di guardare al futuro di Roma in relazione a due grandi fenomeni che si andavano manifestando: la rivoluzione elettronica e digitale, che secondo noi avrebbe cambiato il modo di lavorare, il modo di vivere, e quindi di conseguenza l'esigenza di costruire poi un blocco sociale con forze nuove che non erano più, che non sarebbero state più, come si è visto, gli operai della fabbrica fordista, e nello stesso tempo il fenomeno dell'internazionalizzazione, della globalizzazione, che poneva il problema di fare una città e una capitale che avesse questa dimensione internazionale ed europea. I documenti che pubblichiamo da questo punto di vista sono molto chiari. Noi guardavamo lontano, pensavamo di lavorare con la prospettiva del 2000 e proponevamo, tra l'altro, anche la informatizzazione completa della pubblica amministrazione e la riforma della pubblica amministrazione, perché era chiaro quello che diceva Benzoni: c'era una strumentazione amministrativa che non era assolutamente adeguata all'idea di una modernizzazione non solo economica ma sociale, culturale della città. Poi c'era anche un disegno urbanistico molto ardito che in realtà il Parlamento aveva approvato, e cioè l'idea di fare del centro storico, come dire, il cervello politico istituzionale del paese, attrezzando il centro storico ma mantenendo nel centro storico gli insediamenti lavorativi, gli artigiani e via discorrendo, salvaguardando nel centro storico tutto il ricco patrimonio culturale monumentale, ma fare del centro storico e mettendo insieme le varie istituzioni il cervello politico istituzionale del paese, e trasferire i ministeri nel famoso sistema direzionale orientale. E quello era, e non è stato fatto nulla, nonostante che queste idee sono state poi erano state approvate dal Parlamento. A un certo punto c'è stata un'inversione di tendenza e, come io ho notato, insomma, con l'abbattimento, con la sconfitta delle giunte di sinistra, questo disegno, che era, diciamo, a mio modo di vedere, un disegno moderno e anche attuale, perde forza e non viene più realizzato. Ora ci si domanda,
è stata posta questa domanda all'inizio e poi è stata ripresa nel corso della discussione. Ma quali sono state poi le ragioni per le quali quella esperienza è stata sul terreno politico battuta e le giunte di sinistra sono finite? Io credo che su questo vada fatta una ricerca attenta, ci sono già diversi contributi. A me sembra che ci sono alcuni aspetti che vanno considerati, con questo concludo. Innanzitutto c'è da considerare il fatto che la seconda fase delle giunte di sinistra a Roma si verifica nel contesto di quella che io chiamo una controrivoluzione, quella liberista, che sposta completamente i termini del confronto e del conflitto politico-sociale. Cioè si affermano nuovi valori, diciamo, con la Thatcher e con Reagan, che diventano anche largamente senso comune. Noi ci siamo trovati in quella contingenza, secondo me, con alcune difficoltà di comprendere la portata di questo rivoluzionamento, di questa controrivoluzione. Ma poi ci sono state, secondo il mio giudizio, dei limiti proprio nell'azione del nostro partito, parlo del PC, a livello nazionale e a livello romano. Qui accenno a due elementi. Secondo me, a livello nazionale, noi non siamo riusciti, pur avendo conquistato la maggioranza delle regioni e le principali città italiane, a coordinare, a mettere insieme questa grande forza per porre la questione della riforma dello Stato e della pubblica amministrazione come questione centrale, senza di che era difficile andare avanti, proseguire un'esperienza come quella di Roma. Io ricordo, per esempio, che ci fu un grande dibattito dentro il gruppo parlamentare del partito quando presentammo la legge su Roma Capitale, perché per esempio i compagni napoletani o i compagni anche milanesi sostenevano che questa storia della capitale era una storia che non aveva molto senso, secondo Roma una città come un'altra, insomma, non era comune. E devo dire che poi nel gruppo parlamentare passò invece questa proposta, perché si impegnò direttamente il nostro capogruppo Zangheri, che fece di deduti interventi, e anche ad Alberto Minucci, che era nella segreteria del partito. Quindi noi abbiamo avuto una difficoltà anche nel partito nostro a livello nazionale, non si è capito che il problema della capitale, come dicevano alcuni intellettuali già nell'Ottocento, è un problema che riguarda l'unità della nazione, il problema della capitale. E abbiamo anche lasciato troppo campo aperto a tutta una serie di idee balzane che venivano anche dall'interno del governo. Io ricordo alcuni ministri del partito di Benzoni, come De Michelis proponeva di cambiare capitale. Io non ricordo le polemiche, ognuno voleva la capitale nel proprio posto, diciamo, di elezione. Questo per dire la difficoltà di affrontare questo tema. E poi c'è stato anche un difetto, a mio modo di vedere, di noi comunisti romani e razziali, che dopo la grande stagione del risanamento delle borgate e il cambiamento molto forte che fu il risultato dell'impegno soprattutto di Gigi Petroselli, noi, chiusa quella fase lì del risanamento delle borgate, abbiamo accusato una certa difficoltà
non tanto a progettare, ma a far camminare, a diciamo, affermare nei fatti una diversa idea di Roma. Si è persa, diciamo così, si è perso questo disegno che alcuni di noi nel partito erano in testa, ma non siamo riusciti a fare un salto qualitativo dopo quella esperienza che secondo me è stata fondamentale, ma non ha avuto tutte le ricadute sul terreno politico e sul terreno culturale che sarebbe stata necessaria. Con questo io finisco, vi ringrazio per l'attenzione e buona giornata.